Buongiorno a tutti, siamo qua come sempre per spiegare una scarpa. Oggi cosa spieghiamo? La Ride 10 nuova di Trinca, nuova Ride 10 versione da uomo. Vi faccio vedere subito la bellissima versione da donna come colore. Allora, qualche cambiamento importante rispetto alla Ride 9. Hanno messo a posto la tomaia, mi piace moltissimo. È una tomaia, hanno usato un mesh diverso, sempre aiutandosi con una sorta di gabbia per il contenimento del movimento e per aiutare sempre quando allacciamo a contenere proprio meglio il collo del piede. Il fregio che è termonastrato è sì una parte estetica, ma è anche una parte di struttura della scarpa, serve a dare un po' di struttura alla scarpa. La cosa importante come sempre è vedere linguetta, sempre molto importante, termoformata, ma soprattutto la parte sotto. Ti prego Ricky di fare uno zoom per far vedere l'Evran, che è il sistema ammortizzante, parte del sistema ammortizzante della Ride, così come delle altre scarpe di fascia altissima della Saucony. L'Evran è una mescola tenuta insieme con un procedimento chimico di che ha scoperto Saucony, che ha una capacità altissima di ammortizzare, ma di avere anche memoria. Questa cosa la ripeto spesso nelle mie descrizioni delle scarpe, ma le aziende stanno andando tutti verso quella strada lì, cioè di trovare dei materiali che ammortizzano ma che mi riescono a ridarmi l'energia mantenendo la stabilità, che è fondamentale, che questo compromesso ci deve essere sempre. Non può essere una scarpa che mi ritorna un'energia senza avere stabilità, perché rischieremmo di produrre più danni che benefici. Questa è una suoletta che corre per tutto il piede, per altezza di 3 mm per tutta la pianta del piede. In più l'Evran è messo a conchiglia, in questo modo sul tallone, proprio in prossimità, appena sotto il tallone e sulla parte proprio dietro della scarpa. Il resto della mescola dell'intersuola, che vi ricordo è sempre la parte fondamentale della scarpa, è fatta in Power Foam. Il Power Foam è una mescola di EVA di altissima qualità che Saucony ha usato e che usa in tutte le più belle scarpe che ha nella sua produzione. Vi ricordo che Saucony, come sempre, fa le scarpe a 8 mm di differenziale, è stata la prima azienda a far scendere il drop delle scarpe nelle scarpe di massimo ammortizzamento. L'altezza dietro della scarpa è 27, davanti è 19, quindi dietro la Ride, che è una scarpa più leggera rispetto alla Triumph, mantiene lo stesso dietro un'ottima altezza, quindi una scarpa ben ammortizzata, sicuramente reattiva, quindi sul metatarso reattiva, quindi una scarpa che consiglio alle persone magari un po' più con il peso più importante per un 10.000 o per una mezza massimo, e se si sta bene. Invece per le persone intorno ai 70 kg, sicuramente anche per una maratona, e poi una scarpa abbastanza versatile, voglio dire, una scarpa che può abbracciare anche tutti i pesi, va naturalmente utilizzata a seconda dei chilometri che facciamo e a seconda del peso che abbiamo in maniera diversa. Ultima parte della scarpa che mi piace sempre moltissimo, questo Triflex, che nelle scarpe oggi, anche la stagione scorsa, tutte di Saucony, come si vede la scarpa non procede più in questo senso, procede in maniera verticale. Questo fa sì che aiuta ad avere più base d'appoggio, quindi più stabilità, e i punti di flessione che sono più profondi anche in questo servono per avere più stabilità. Oltremodo che questo, vedete come si piega benissimo la scarpa, molto vicino alla punta, e questo è un valore aggiunto della scarpa, perché riusciamo anche a scappar via meglio. È una scarpa che, ripeto, abbiamo sia da uomo che da donna. Le scarpe vanno provate, come dico, perché ad ogni scarpa non corrisponde il nostro piede, quindi bisogna per forza provarle, venire in negozio, perdersi un quarto d'ora di tempo, 20 minuti per sentirsele addosso bene, perché la versione precedente non è detto che è uguale alla versione attuale. Quindi venite, vi aspettiamo sia qui Villa Santa che a Lecco, e quello che posso dirvi è buona corsa a tutti, buona corsa a tutti e ciao!